Ciao amici, non hai mai capito granché della fisica? Si dà il caso che oggi stiamo per dimostrarti che non sei l'unico. Ecco delle sequenze incredibili che ti dimostreranno come anche la fisica ha a volte le sue lacune. Si inizia! Se un giorno passeggi e incroci questo tipo, non essere stupito, è solo la vera versione di Aladdin sul suo tappeto volante. Per diventare virale e far circolare i suoi video sul web, quest'uomo ha avuto l'idea geniale di creare il proprio tappeto volante e di girare con esso in città, in mezzo alle auto e alle moto. Riesce persino a galleggiare sull'acqua, il meno che si possa dire è quello che non sia passato inosservato. Quest'uomo ha fatto un'esperienza incredibile, è riuscito a far galleggiare una nave fatta a partire da un foglio di alluminio su, tieniti forte, l'aria. In realtà si tratta più esattamente del gas xenon, un gas estremamente pesante, peraltro è molto più pesante dell'aria normale, cosa che fa in modo che abbia funzionato. Bloody amazing. Yoti Raju è di origine indiana e possiede competenze atletiche impressionanti. Infatti è in grado di scalare i muri a mani nude e di spostarsi come fanno le scimmie. Non preoccuparti, questo paragone non lo offende affatto, anzi ne va orgoglioso. Tra l'altro si è scelto il soprannome di Monkey King, o Re Scimmia in italiano. Yoti lo fa diventare il suo show per divertire i visitatori del Chitradurga Fort. Ha movimenti vivaci, fluidi e molto veloci che somigliano al parkour, un mix di acrobazie, sport e arte marziale diventata popolare tra i giovani occidentali. A partire da oggi non disprezzerai più nessun animale. Questa capretta, tutta carina, è riuscita a scalare un'immensa diga, dai pendii lisci e ardui, senza crollare, senza cadere e senza manifestare la minima paura. Le immagini sono suggestive. Salt from the earth, dissolved in water, continues on its journey into their body. Il Rattleback, Anagyris, Pietra Celtica, Space Pet oppure Spin Bar è una cima semi-ellisoidale che ha la particolarità di girare sul suo asse ma in una sola e unica direzione. Se si gira nella direzione opposta diventa instabile, si lancia da sinistra a destra fino a fermarsi e poi inverte la sua rotazione nella direzione che preferisce. A parte questo non serve a granché, ad eccezione del suscitare la tua curiosità. Un uomo ha tentato di dimostrare che si poteva far subire a un uovo una temperatura estrema senza tuttavia farlo cuocere, e questo inducendolo con un composto dalle proprietà uniche di nome starlite. Quindi ha indotto l'uovo nel materiale e lo ha piazzato sotto una fiamma viva per molti minuti. Stranamente, quest'ultimo è rimasto interamente crudo, la starlite lo aveva protetto dal calore. Quest'uomo ha fatto un'esperienza incredibile, ha deformato un trombone, poi lo ha piazzato sotto un asciugacapelli in funzione per vedere cosa succederà. Il trombone ha ripreso la sua forma iniziale. In realtà questo trombone è fatto a partire da un materiale memory foam, la cui proprietà è quella di ricordarsi la forma nella quale è stato formato inizialmente, quando subisce un'alta temperatura. Vuoi accamparti da qualche parte o andare a caccia in una foresta, ma per camuffarti sarà difficile? Non c'è bisogno di riflettere a lungo. La Rhino Blinds R180 See-Through Hunting Blind è una tenda incredibile che ha la particolarità di essere normale vista dall'esterno e di essere trasparente all'interno. Così puoi goderti la vista esterna senza che tu sia visto. Questa tenda è progettata a partire da un materiale di nome Scream che dà all'oggetto un aspetto opaco quando è illuminato davanti, ma può essere trasparente quando è illuminato dietro. Una piccola meraviglia che potrai scovare su Amazon. As you can see, you can't see through from the outside. I've got the back door is open. Se alcuni scelgono il comfort per l'acquisto di un nuovo veicolo, mentre altri preferiscono l'estetica, ce ne sono alcuni che scelgono innanzitutto la sicurezza e particolarmente questi vetri antiproiettili che possono fermare i proiettili provenienti dall'esterno, consentendo al contempo al conducente di sparare dall'interno. Bisogna avere una professione molto rischiosa per aver bisogno di questa opzione. Quando è stata vista per la prima volta su internet nel 2016, questa bilancia a bascula ha creato un fenomeno virale incredibile perché sfida tutte le leggi della fisica, lasciando i fisici e gli appassionati di scienze stupiti. Questa bilancia ha la particolarità di poter bilanciarsi a vita, fino alla fine dei tempi. Nulla potrà fermarla, visto che si bilancia in base a palline che passeggiano all'interno, andando da sinistra a destra, e siccome le palline hanno esattamente lo stesso peso, la bilancia non si fermerà mai.
La presenza di questa immensa nuvola di getti, filmata in Marocco, può avere solo due spiegazioni possibili: o un enorme cargo di sapone arenatosi nel mare, o la natura inizia davvero ad andar fuori di testa. Se un giorno vai a Santa Cruz, in California, visita il Mystery Spot, un'attrazione turistica che invita i visitatori a fare un'esperienza incredibile. In realtà è una casa inclinata, in cui gli oggetti depositati vanno al contrario del solito. Questa esperienza è in realtà un'illusione ottica, indotta dall'inclinazione dell'ambiente, così come dalla posizione in piedi dei visitatori su un suolo inclinato. Beh, questa è una nuvola di pioggia in Ghana che preferisce stagnare in un posto solo. Non avrai bisogno di molto tempo per capire perché abbiamo chiamato questo luogo, ad Hyderabad in India, il Pozzo della Morte, perché se non muori accidentalmente cadendo all'interno, morirai sicuramente facendo una caduta in moto. No, questo pezzo del video non è messo in pausa. Questi uccelli sono ben fissi nel cielo e non si riesce a spiegare questo fenomeno. Hitchcock sarebbe stato sbalordito nel vedere ciò. Mi sarebbe piaciuto dirti che non c'è l'ombra di un dubbio in quello che stai per vedere, ma il fenomeno è davvero molto interessante. Accade quando il sole passa esattamente sopra un oggetto verticale senza creare ombra. Alcuni pensano che sia dovuto alla posizione geografica tropicale delle Hawaii, visto che ciò accade a mezzogiorno in diversi luoghi nelle isole. And it's 12:21 and the sun is directly overhead. It's pretty fun. Voglio proprio credere che la palla di burro di Krishna sfidi la gravità e sia davvero fissata lì da 1300 anni, ma un consiglio: non è davvero fatta di burro. Se fossi in te, non mi avvicinerei troppo, non si sa mai. Let's take a look at how the rock stands on the hill. The point of contact is less than 2. La trottola magica Tippy Top ha la particolarità di ribaltarsi completamente durante la sua rotazione. Quando viene lanciata dal suo manico, quest'ultimo si inclina progressivamente fino a ritrovarsi sotto la sfera, diventando così l'unico punto di contatto della trottola con il supporto piatto. No, non sogni, è proprio una moto che circola sull'acqua. Poi spero che il motociclista sappia anche nuotare e che abbia un veicolo di soccorso, perché se cade dovrà dire addio alla moto. C'è chi ama circolare su due ruote e si compra la moto, e c'è chi ama essere nell'originalità, avere il comfort di un'auto e circolare come un due ruote. Poi, se non si è sani di mente, bisogna imperativamente esserlo fisicamente parlando, se si tiene davvero alla propria vita. Up against the bales, because it hit the bales, not a dent of course in the car. Height as any balloon you could ever imagine. Nel quartiere di Shenbei a Shenyang, nel Liaoning in Cina, una strana strada lunga 80 metri e larga 15 è famosa a causa del fatto che il suo pendio ti fa salire e scendere allo stesso tempo. Guarda! Magic momentum! Ti prego, non mi chiedere spiegazioni, visto che questo fenomeno viene considerato come una curiosità scientifica il cui mistero non è stato risolto ad oggi. Non ci possono essere due spiegazioni: o quest'uomo ha davvero una capacità incredibile per contorcere questo trombone solo con la mente, oppure è la nostra mente che è contorta e non concepisce questo fenomeno così strano. In un parco a nord del Minnesota, negli Stati Uniti, un fiume ha lasciato perplesso tutti gli scienziati a causa del fatto che l'acqua che scende dalla cascata Devil's Kettle si immerge nella roccia solida, poi scompare misteriosamente. Il fiume si divide in due, ha un affioramento di riolite. La cosa che incuriosisce di più è quella che quando si lancia qualcosa in questo buco ci si aspetta di vederlo uscire dall'altra parte, ma si è presto delusi. Questa sequenza rischia di farti venire le lacrime agli occhi, ma non come immagini. Asna, una bambina libanese, ha mostrato davanti alle telecamere che aveva la capacità di versare delle lacrime a forma di cristallo. Suo padre le toglie dal suo occhio e le mette una vicina all'altra per dimostrare che si tratta di lacrime solide. Benché successivamente avrebbe ammesso che fosse una storia completamente inventata, molti sono comunque rimasti scettici perché altre persone nel mondo affermano di avere lo stesso dono. Sarebbe forse dovuto a una concentrazione troppo alta di sale nelle sue lacrime? Chissà.
Hai la fobia del vuoto? Nick Wallenda è qui per traumatizzarti a vita. Questo funambolo è riuscito ad attraversare nel 2013 il Grand Canyon davanti a milioni di internauti, costeggiando un cavo di 400 metri sospeso a 450 metri di altezza, l'equivalente di 4 campi da calcio, diventando così il primo uomo ad attraversare su un cavo le valli del Grand Canyon senza nessuna protezione. Una piccola telecamera piazzata ai suoi piedi e un'altra sul suo petto erano qui per immortalare l'evento. Se a volte vedi degli oggetti galleggiare in aria senza essere sospesi né attaccati e senza che subiscano pressione d'aria dal basso, è sicuramente grazie a questo materiale, il carbonio pirolitico, anche chiamato pirocarbonio. Questo materiale sintetico, che non si trova da nessuna parte in natura, può mantenersi in levitazione magnetica stabile sopra un campo creato da magneti permanenti. Affascinante. Se versi dell'acqua sopra la diga Hoover negli Stati Uniti, rimarrai stupito nel vedere che non cade, ma risale. Invece di scorrere lungo il muro di cemento, l'acqua farà marcia indietro e volerà in aria. La realtà è quella che questo fenomeno è dovuto alla corrente ascendente potente e pazza che le grandi dighe possono generare. Ciò può funzionare con qualcos'altro, talmente le correnti d'aria sono potenti laggiù. Se ti lamenti che tuo figlio è iperattivo e ama scalare i muri del giardino e della casa, non preoccuparti, potrebbe avere una carriera molto brillante in questo settore. Alex Honnold lo ha reso la sua professione. Arrampicatore professionista, quest'uomo scala le montagne più alte senza utilizzare nessun sistema di sicurezza, né corda né attrezzatura di protezione, fidandosi solo delle sue capacità e del suo sesto senso. Penso che avrà bisogno di più di un sesto senso per restare in vita. I mean, all it takes is you grab one small hold and it pops off the wall and then you fall to your death, you know? So when I was cleaning the wall... Ora dici cosa ne pensi di queste cose incredibili che sfidano le leggi della fisica. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!